Buongiorno, siamo qui con Nicola Dalmonte, vice sindaco con delega alla cultura del comune di Solarolo. Buongiorno Buongiorno, Nicola, buongiorno a tutti. grazie per la sua disponibilità. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, dai, speriamo che questa situazione drammatica finisca il più celermente possibile. Speriamo tutte, lo speriamo tanto. Intanto siamo qui per parlare di un progetto molto bello che coinvolge i comuni dell'Unione della Romagna Faentina. E quindi in questo caso le chiedo di dire due parole sul progetto Idee Ricostituenti, il senso, lo scopo un po' del progetto. Il progetto Idee Costituenti è un progetto nuovo che ci vede partecipare a un bando regionale insieme a tutti i comuni della Romagna Faentina. Penso che sia un progetto innovativo che ha l'obiettivo di mettere al centro la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità in cui vivono, perché per la prima volta ai cittadini viene chiesto di progettare e poi votare un loro progetto, una loro idea. Quindi penso che questo possa, come posso dire, andare incontro alla necessità del nostro tempo, che è quella di rendere sempre più partecipi i cittadini alla vita della propria comunità, in un tempo in cui il mondo va sempre più veloce, dove c'è sempre più bisogno, dove i cittadini chiedono sempre più di contare e di partecipare. Penso che sia un'idea innovativa e cerca anche di rompere un po' quel muro di diffidenza che si è creato negli ultimi anni tra la gente e poi le amministrazioni, le istituzioni stesse. Quindi è un obiettivo impegnativo, però penso che sia anche stimolante per tutti noi provare a creare nuovi canali di partecipazione con la gente. No, infatti ascoltandola, un concetto che condivido molto, quello della partecipazione, quali sono in effetti gli aspetti positivi di una partecipazione attiva dei cittadini? Il primo aspetto innanzitutto è fargli capire quanto sia complesso a volte riuscire a realizzare le proprie idee, le cose cui uno si impegna tutti i giorni a fare durante la sua vita, tra virgolette, amministrativa. Quindi sicuramente questa è la cosa, secondo me, più importante. E un'altra cosa può essere utile anche per noi amministratori, ascoltare un punto di vista anche di cittadini, perché noi troppo spesso diamo per scontato tante cose, magari ascoltando l'opinione di altre persone, provandoci a porre dal loro punto di vista le cose, magari può essere utile anche a noi capire cosa realmente la gente chiede, soprattutto in questo periodo dove poi le certezze sono state messe in discussione da questa drammatica pandemia. I bisogni sono nuovi, soprattutto io, il mio stimolo che chiedo è anche quello di capire, anche soprattutto le nuove generazioni, quindi diamo sempre per scontato di conoscere, ma in realtà magari loro hanno un'altra idea di mondo, un'altra idea di società, un'altra idea di paese, un'altra idea di comunità, quindi penso sia importante che le amministrazioni si mettano ad ascoltare le persone da un punto di vista che è diverso da quello classico, diciamo. Certo, e invece c'è qualcosa che teme o che le fa paura rispetto al progetto Idee Ricostituenti? Certo, la mia paura può essere anche un po' la diffidenza che le persone possono avere, ma non tanto diffidenza per paura, ma la diffidenza nel senso di non essere un po' abituati a essere finalmente protagonisti su un progetto vero, perché poi i cittadini sono abituati a votare il rappresentante nei comuni, nelle regioni, nello Stato e poi aspettare passivamente che esso svolga le cose per cui è stato votato, no? In questo caso sono le istituzioni che chiedono ai cittadini: mettetevi in gioco e coordinate dall'idea iniziale fino alla sua realizzazione un progetto. Quindi penso che alcuni possono avere un po' di titubanza iniziale, ma io dico: tutte le idee sono valide, non esiste un'idea sbagliata. Quindi noi dobbiamo essere bravi a veicolare questo messaggio, che non esistono idee sbagliate. E quindi Certo. è un po' perché vedo che alcuni in questi giorni mi stanno chiedendo: ma qualche idea ce l'ho, ma un po', non lo so, ho paura che sia un'idea stupida. Un E po' se di io dico sempre: no, timore, le idee certo. stupide non esistono. Poi vediamo come poterla mettere in campo, come poterla realizzare, ma le idee stupide non esistono.
Certo, anche perché è anche un'occasione comunque di confronto per migliorarle, per imparare gli uni dagli altri, sicuramente. E cosa si augura invece per il progetto Idee Ricostituenti? Mi auguro, la cosa più scontata è che ci siano tante proposte, questo Speriamo. è ovvio. E poi, come dicevo prima, mi auguro che ci sia un interscambio positivo tra noi amministratori e la cittadinanza, che noi possiamo imparare da quello che ci chiede, dalla gente, e la gente possa anche capire quanto poi è complesso l'amministrare una comunità, perché è abbastanza complesso perché le norme sono tante, i regolamenti sono tanti e comunque tante volte ci si scontra anche, soprattutto in un piccolo comune, con problematiche che non dipendono totalmente da noi. Certo. Quindi penso che possa arricchire tutti. Questo, ecco, lo stimolo è questo, arricchire la cittadinanza e gli amministratori. Questo è un po' quello che mi auguro. Questo lo speriamo tutti, infatti l'obiettivo un po' di queste interviste, oltre a conoscere meglio l'amministrazione dei vari comuni, è anche un po' quella di sensibilizzare, di motivare le persone, i cittadini a partecipare, a farsi venire delle idee, a collaborare. Tutti i dettagli del progetto, Idee Ricostituenti, si trovano sulle varie pagine dei comuni coinvolti, con quindi dettagli di scadenze, il riferimento mail se avete delle domande, se volete chiedere delucidazioni. Partecipare è molto semplice. La scadenza per le proposte è il 9 maggio. E niente, io la ringrazio molto, Nicola, per la sua disponibilità. In bocca Grazie al lupo e buona fortuna per tutto. E poi coraggio, fate proposte. a te. Esatto. Arrivederci. Ciao.